Buongiorno a tutti. È anche un onore per voi perché è la prima volta. Voi aprite la strada ai futuri consiglieri della città di Cento, consiglieri bambini. Grazie anche agli insegnanti, ai dirigenti che sono qua, ai genitori, qualche nonno. Dite ai vostri genitori che possono vedere questa giornata in streaming, quindi possono andare sul sito del comune e la possono vedere. Non siamo riusciti ad invitare tutti perché vedete la sala per quanto sia gli insegnanti, mi hanno supportato gli educatori dell'associazione Ferfilò. Questo lavoro è un lavoro che abbiamo iniziato l'anno scorso, abbiamo iniziato insieme ai vostri insegnanti. Con noi ci sono stati alla volta e vi consegneremo una cosa importantissima che è la Costituzione del nostro Paese e quindi dell'Italia, Costituzione italiana, strumento principale per poter avere una democrazia in un Paese. La nostra è una Costituzione bellissima, avrete la possibilità di leggervela personalmente. Ben trovati, è un bello spettacolo vedere un Consiglio Comunale così ringiovanito rispetto a quello vero, anche se quello di Cento non è un consiglio comunale tra i più anziani che si vedono in giro, abbiamo anche dei ragazzi. Voi siete 44 come i gatti della famosa canzone dei miei tempi, ma è una coincidenza perché in realtà su di voi abbiamo grandi aspettative. Ci aspettiamo che voi riusciate a darci dei consigli, ad aiutarci a fare meglio quella parte del nostro lavoro che vi coinvolge più direttamente. Cioè quello che ci aspettiamo che faccia questo Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, come dice l'assessore Rolfini, sono di una scuola vecchia, avrei detto solo dei ragazzi, ma precisiamo che ci sono anche le ragazze che secondo me però con i nostri insegnanti vi insegnano che nel nome collettivo ci stanno entrambi i generi, no? Okay, va bene così. E, diciamo che quello che ci aspettiamo da voi non è tanto che facciate la lista della spesa delle cose che vorreste, che pure non farà male e vi assicuro già da adesso che la terremo nella più alta considerazione possibile. Quello che ci aspettiamo è che voi ci aiutiate a capire dove sbagliamo nelle politiche, delle azioni, ciò che facciamo per dare dei servizi a voi e ai vostri coetanei, e che ci diate delle indicazioni su quello che serve a un ragazzo o a una ragazza della vostra età, un po' più piccolo o un pochino più grande. Quindi voi ci dovete aiutare a capire se è meglio un campo dove giocare al pallone o una pista ciclabile, o se sono meglio tutte e due, come penso alla fine probabilmente deciderete. La nostra disponibilità, lo diceva l'assessore, è totale per aiutarvi, ma non vogliamo imporre la nostra presenza, perché pensiamo che voi dobbiate soprattutto lavorare tranquilli, sereni, aiutati dai ragazzi di Ferfilò. Io non so dire tutor bene come l'assessore Rolfini, quindi non i vostri aiutanti, ma credo che sia importante che voi creiate un bel clima tra di voi, come so che c'è già, e che senza paura, senza vergogna, tirate fuori le idee, le proposte, i suggerimenti, sapendo che da questa parte c'è un forte interesse per quello che ci direte. Un ringraziamento l'ha già fatto l'assessore, unisco il mio, va ai vostri insegnanti e ai vostri dirigenti e dirigente, scherzavo, scolastici, e perché da loro so che è venuto un rinforzo importante all'idea di fare questo atto che ha dato l'origine al vostro consiglio comunale speciale. Il fatto che siate i primi, ovviamente, lo diceva l'assessore, vi dà qualche responsabilità in più, ma vi dà anche una soddisfazione, immagino, in più, perché siete quelli che tracciate una rotta. No, i prossimi consiglieri comunali, ragazzi e ragazze, avranno voi come punto di riferimento e sapranno che devono partire da quello che voi lascerete, e ve lo assicuro, lo dico da amministratore, è un pensiero che ritorna spesso. Uno fa qualcosa, prende una decisione e si domanda cosa penseranno di quello che ho detto, di quello che ho fatto, coloro i quali, quelli che verranno chiamati dopo di me a ricoprire il mio stesso ruolo. Poi, come si fa in questi casi, non ne si fa un dramma, no? Di questo timore di raffronto, e si trova la serenità di dire: io faccio quello che ritengo sia giusto, io dico quello.
secondo me è vero, e a quel punto siete tranquilli che non sbaglierete mai. Un'ultima cosa, solo annotazione tecnica, mentre vi consegneremo la Costituzione, voi l'ho vista oggi per la prima volta, è fantastico che ci abbiano messo un sindaco con la fascia sulla copertina, perché ci ricorda che il nostro Stato è organizzato a tanti livelli, il Comune è il primo livello di organizzazione che ciascuno di noi incontra e, lasciatemelo dire, anche il livello più efficace dal punto di vista della risposta diretta ai problemi, ovviamente se lavora bene, perché può anche essere meno efficace se non è all'altezza, però è sicuramente quello che vi è chiesto di più, perché è quello che viene più direttamente verificato. Non a caso in questa foto ci sono tanti ragazzi che tirano per baciarli al sindaco, ognuno gli fa una richiesta, ognuno gli fa una proposta, e se quel sindaco è un bravo sindaco le ascolta tutte e cerca di realizzarle mettendole in fila sulla base dei soldini che ci sono e della disponibilità complessiva che si ha. Mentre vi consegneremo questa copia della Costituzione, una ragazza del Comune, l'ho promosso, piacere, no, Giovanni lo stesso, vi farà anche una foto, perché vogliamo avere le 44 foto dei 44 consiglieri comunali, dei ragazzi e delle ragazze, da mettere anche sul nostro sito, in modo che tutti i vostri coetanei comincino a tirare anche voi per la giacchetta nei corridoi della scuola, dicendo: quando vai al consiglio dei ragazzi di che ci serve un nuovo distributore della merenda piuttosto che un porta bicicletta. Quindi comincerete a provare cosa significa rappresentare qualcuno, e su questo concetto chiudo. Voi adesso rappresentate qualcuno, quindi quando parlate qui, ovviamente quando siete a casa siete quelli di prima, quando parlate qui, quando qui portate le vostre idee, dovete aver sempre presente che quella che si sentirà non è solo la vostra voce, ma anche la voce di tutte quelle persone, di quei bambini, quei ragazzi e quelle ragazze che vi hanno votato e che vi hanno scelto. Quindi avete una responsabilità in più che non va sprecata, poi anche qui la scrive con leggerezza, però non va sprecata, perché qui ci sono 44 ragazzi e ragazze, ma che rappresentano 3.500, quindi come... esatto, ma come noi consiglieri comunali, sindaci, rappresentiamo 37.000 cittadini, dicendo che ci hanno scelto, ciascuno di voi, tutti assieme voi, 44 rappresentanti, 3.700 altri ragazzi e ragazze che non possono essere in questa sala, se no che sala sarebbe, no? Sarebbe un campo da calcio, ma ci sono idealmente tutti, perché ci siete voi che li rappresentate, quindi dovete avere la responsabilità non solo di lavorare al meglio, ma anche tenere loro informati sul vostro lavoro, perché è l'ultimo sforzo che deve fare un amministratore. Un grande presidente della Repubblica, voi non avete conosciuto perché non si fa i conti molto velocemente, ma voi eravate piccolissimi o l'avete addirittura mancato, che è Sandro Pertini, peccato, vi siete persi qualcosa, è stato un grande presidente della Repubblica, diceva: cosa deve fare un amministratore pubblico? Deve fare bene e far sapere. Fare vuol dire non avere paura di prendere delle decisioni, fare bene, cercare di operare al meglio delle proprie capacità, far sapere, non vergognarsi, non lesinare, non avere paura di raccontare ai propri concittadini, connazionali nel suo caso, perché si faccia una scelta e che cosa si sta cercando di fare, perché la democrazia è bella se è partecipata, se è condivisa. Quindi vi ringrazio per aver dato la vostra disponibilità, per aver accolto questa sfida, e vi auguro davvero di cuore un buon lavoro. Una persona in parte anziana dentro al vostro spirito, però l'orologino di casa stamattina si è fermato, per cui io alle 9:30 però io pensavo che fosse il 10:30, scusami. È la psicologia. Facciamo la consegna, allora adesso vi chiamiamo e vi facciamo venire più davanti, il sindaco vi consegnerà una alla volta, perché così c'è anche la possibilità di fare la foto. Adesso vi chiamo io per comprensivo. Vi daremo
la Costituzione e poi dopo chiaramente il Presidente ci racconterà quello che fa, la Segretaria Generale anche, poi insomma vi racconteremo un po' quello che si fa dentro questa sala, cioè il Consiglio Comunale, così andrete a casa anche avendo visto e sentito dalle parole di chi lo fa tutti i giorni quello che avviene. Lo chiami? Okay. Allora, primo istituto comprensivo, Tommaso Gargi. Gargi. Prima fila, vieni. No, in questa posta. Ah, questo è questo. Mi sono dovuto discutere le classi. Allora, ti do questa più piccola. Aspetta, ci giriamo qui. Poi ci diamo la mano per questa grande. Alessandro Moroni. Nicolò Roncarati. Ascoltati, tanto esperti. Mano. Giro. Giorgia Pasca. Questo viene stretto tardi, se si passa. Anche lui non si è. Fabio Donadei. Clara Nicosia. Lucrezia Grandi. Stella Arcuri. Pianino, pianino, attenzione. Giovanni Bonazzi. Alla dirigenza del primo istituto comprensivo. C'è da fare anche qualcuno. Dottoressa Dassina. In realtà ho fatto il carbone che ho fatto io che fai lì. Grazie.
ci vediamo più da una mano che mi fa la foto. Una bella cosa. È la prima foto che ho avuto. Dottor Valentini, quanto stai tutto comprensivo? Fabio, c'è anche quella del Grazie.
sappia io. No, ah, aspetta, c'è il tutorial che c'è la più che... Puoi fare un'altra, non c'è niente. Ah, sì, grazie. Mi viene carica? Noemi Farinelli. Anna Daulia. Caterina Manfredini. Mattia Zulli. Dimmi. Aurora Ferrioli. Posnari Cristina. Nicolò Galli. Chiara Pueri. Lorenzo Vitali. Sergio Ramstein. Sofia Marchesini. Abbiamo finito con il terzo istituto comprensivo, il quarto, e voglio sottolineare che ci sono tutti e quattro gli istituti comprensivi, ed è bellissimo che ci sia tutto il territorio, ci sono anche tutti i ragazzi. Emanuele Gritti. Nicolò Ansaloni. Sofia Mazzoni. Riccardo Sanzi. Aurora Cerullo. Andrea Bogoni. Federico Pavani. Se
Giorgia Chiaramelli. Brian Bellini. Io, ok, Brian. Avevo avuto il sospetto, che è massimo. Sì, il prossimo consiglio dei ragazzi, vogliamo lo speaker, però. Esatto, abbiamo concluso. Ha 25 anni, compie 25 anni proprio oggi. È una carta, una carta dell'ONU e è stata ratificata dal nostro Stato, cioè dall'Italia, nel 91. Ratificata, sapete cosa vuol dire? Vuol dire che è stata acquisita per intero e quindi è diventata come una legge per l'Italia. Lì ci sono 54 articoli. Questi 54 articoli dicono quali sono i vostri diritti. Fra questi ce n'è uno che è molto importante, che adesso vedo se riesco a leggervelo, che è il numero 12, quindi se non riesco io lo andrete a vedere, che è questo: il bambino deve poter esprimere la propria opinione, il bambino e il ragazzo, deve poter esprimere la propria opinione su tutte le cose che lo riguardano. Quando si prendono decisioni che lo interessano, prima deve essere ascoltato. Questo è uno degli articoli, ma è un principio, uno dei quattro principi fondamentali di questa convenzione. Siamo partiti da lì per ragionare sul consiglio dei ragazzi ed ecco perché oggi abbiamo pensato di celebrare questa giornata nel miglior modo possibile, cioè con il vostro insegnamento. Adesso passo la parola ad Alessandro, che voi conoscete benissimo, perché Alessandro è insieme agli altri il vostro tutor, ma è stato ed è anche il nostro tutor, perché anche gli adulti per lavorare hanno bisogno di avere dei facilitatori, che a me piace di più, dei facilitatori che conoscono bene la materia, che sanno come muoversi, che hanno la competenza per farlo e che aiutano gli altri ad arrivare a centrare un obiettivo che si sono dati. Noi avevamo quello di costituire questo consiglio, l'abbiamo fatto insieme a loro, insieme ai vostri docenti, questa è la cosa importante, la partecipazione, l'abbiamo fatto in modo partecipato, l'abbiamo fatto tutti insieme e oggi loro vi supporteranno nel percorso di questo consiglio e quindi vi ringrazio. Grazie a tutti, grazie a voi innanzitutto per essere qua stamattina, so che qualcuno di voi ha mancato una gita insieme alla sua classe. Quindi è un segnale importante il fatto che queste persone siano qua. E grazie anche per le vostre proposte che avete fatto. Ci sono arrivate quasi tutte. Volevo ricordarvi solo questa cosa qua, che chi non l'ha ancora consegnata, magari sul sito del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze c'è l'indirizzo email, una serie di indirizzi email, tra cui quello dell'Associazione Perfilò, e vi chiedo gentilmente se chi di voi, delle vostre classi, non ha ancora consegnato la proposta, di mandarla via email. Qualcuno di voi non l'ha consegnata ancora? Alziamo le mani. Ok, allora queste persone, mi raccomando, il sito, ve lo ricordo ancora un'altra volta, perché è un sito che anche i vostri genitori dovrebbero conoscere bene. Faccio un po' la parte logistica. Il sito è ccrr.
quindi Consiglio Comunale Ragazzi e Ragazze, ccrr.comune.100.fe.it. Ve lo ricordate? No. No? Sì, c'è la fila. Chi l'ha consegnata? Come? Chi l'ha consegnata? Chi ce l'ha adesso la può consegnare? Sì, chi ce l'ha adesso naturalmente lo può consegnare. Chi non ce l'ha qua con sé, lo può consegnare via me. Dopo il mio via. Poi, l'altra cosa è che giovedì prossimo, alle 17.30, ci rincontreremo qui. Stavolta non ci troveremo nel posto dell'altra volta, ci incontreremo qui per andare avanti con le nostre attività. Quindi, se qualcuno di voi ha dei problemi o ci sono, il giovedì, visto che per i prossimi incontri sarà il giovedì pomeriggio, se qualcuno di voi sa che proprio il giovedì pomeriggio non ce la farà, allora è meglio che si metta d'accordo con gli altri quattro eletti nella sua classe, perché venga scelta una persona che almeno per questo primo ciclo di incontri rappresenti la classe. Ricordiamo che la funzione dei sostituti non sono solo sostituti, sono proprio importanti per questo motivo qua, perché servono a voi come aiuto, ma alla classe come canale di comunicazione per le cose che fate qua, ok? Quindi mi raccomando, condividete tutto quello che fate, raccontate ai vostri compagni, raccontate agli insegnanti, perché le cose che stiamo facendo qua con voi e che faremo non sono solo per voi, sono per le vostre classi, ok? Poi finisco. Basta, per i punti che volevo dire erano questi. E lavoreremo a partire dalle prossime volte sulle tematiche che voi avete scelto e che qualcuno di voi ci ha già dato. Le ricordo anche per i genitori o per le persone che magari non se le ricordano: sono io e la mia città, io e il mio tempo libero, io e il tempo libero, io e i miei diritti, io e le cose belle, cioè la cultura, le arti, la musica, e io e le cose intorno a me. Le tematiche sono queste, abbiamo notato già una certa, come dire, preponderanza, una certa maggioranza su certe tematiche, e quindi ci fa molto piacere che da varie classi siano venute fuori alcune idee anche molto, molto carine. E quindi ecco, queste sono le tematiche dalle quali ne verranno scelte tre. Sapevate, no? Già che verranno scelte tre tematiche, e poi dopo voi vi dividerete in tre gruppi e ogni gruppo lavorerà su una tematica più in concreto. Il sindaco prima diceva: lavorerete facendo proposte e avanzando consigli, ma io aggiungo anche non solo facendo proposte e avanzando consigli, ma anche facendo direttamente. Quindi, perché solo fare consigli, solo dare consigli non è sufficiente secondo noi, quindi bisogna anche impegnarsi direttamente. Ecco tutto, volevo salutarvi e darvi un abbraccione grande, perché siete il primo consiglio comunale, sono molto contento. Allora, prima darvi la torta, perché se si festeggia bisogna festeggiare fino in fondo, vi volevo dire un po' che cosa facciamo noi qua, perché questa è la sala del consiglio. Poi voi sapete che purtroppo a causa del terremoto siamo dovuti venire via dal municipio, perché è inagibile. Ci siamo trasferiti qua, però questa sala è la sala del consiglio, quindi è la prima funzione che ha, è la funzione principale, però è diventata anche un po' una sala polivalente. Oggi non potevamo che essere qua, nella sala del consiglio. In questi banchi siedono i consiglieri, qua dove ci vedete siede il presidente, che ha un ruolo importantissimo, perché ha il ruolo di, dopo ci racconterà meglio, ma ha il ruolo di, tra le altre cose, di presiedere le sedute consigliari. Poi abbiamo lì a fianco, voi la vedete, la dottoressa Clemente Margherita, è la nostra segretario generale.
che ha un'altra funzione importante all'interno della struttura comunale, che è quella di vigilare sulle norme, che siano applicate nel modo dovuto, che siano applicate quindi come si deve, come dice la legge. Poi ci dirà meglio lei qual è il suo ruolo, cosa ha fatto con noi. Poi ci sono dei dirigenti, c'è la dottoressa Rimondi, che non fa parte del consiglio, ma fa parte della struttura tecnica, della nostra coordinatrice pedagogica, e l'ho nominata perché se non ci fosse stata lei oggi probabilmente non saremmo qua. Quindi la voglio ringraziare perché ci ha supportato in tutto il lavoro, ci ha anche sopportato molto, devo dire, e quindi insomma la volevo ringraziare pubblicamente. Ci sono poi, avete visto, il sindaco, che ha un ruolo di la funzione di governare, eletto da tutti i cittadini, dalla maggioranza dei cittadini in questo caso, che è coadiuvato da un gruppo di assessori. Gli assessori li nomina il sindaco, non sono eletti, sono nominati, li nomina il sindaco per farsi aiutare nel governo della città. Io sono l'assessore alla pubblica istruzione, alla scuola e alle pari opportunità. Prima è venuto, ma adesso è già andato via perché anche lui aveva degli impegni, l'assessore Manderioli, che è l'assessore ai servizi sociali. Poi ci sono altri tre assessori che hanno deleghe diverse. C'è il vice sindaco, che ha la delega all'ambiente e alla sicurezza, abbiamo l'assessore Busi, che è quello che ha il portafoglio, perché è l'assessore al bilancio, e al commercio e all'attività produttive. Poi c'è l'assessore Tassinari, assessora, a noi piace chiamarci, siamo due donne, ci piace dire assessora, che siamo due donne, quindi ci piace chiamarci al femminile, ed è l'assessora alla cultura e alle politiche giovanili. Infatti questo consiglio, o si chiama la sigla PAT, è un tavolo dove i giovani dai 15 ai 25 anni partecipano attivamente per dare, come farete voi, dei suggerimenti che consiglia l'amministrazione per le politiche giovanili. Questo progetto è stato fatto insieme perché non uscirete da qui, avrete comunque, cioè non sarete più consiglieri perché farete un percorso scolastico diverso, avete finito con le scuole dell'obbligo, avrete comunque la possibilità di continuare a dire la vostra, a ragionare insieme ai vostri dettagli, a supportare l'amministrazione per le politiche giovanili. Quindi questo è il progetto più ampio dove c'è anche inserito il consiglio dei ragazzi. Voci molto concise perché ormai hanno già detto loro, il sindaco, l'assessore, il consiglio comunale, il luogo dove si ritrovano i consiglieri eletti, cioè i rappresentanti della comunità centesima. All'interno del Consiglio Comunale siamo in 16, si prevede 16 consiglieri comunali. Il Consiglio elegge un Presidente del Consiglio. Io sono stato eletto Presidente del Consiglio e le mie mamme, chiamiamo mansioni, sono quelle primo di presiedere il Consiglio Comunale, presiedere le commissioni consigliari, perché il Comune, l'amministrazione fa anche di commissioni tematiche, ogni ambiente, il lavoro, le opere pubbliche, l'urbanistica, le riunioni di capigruppo, praticamente si coordina tutto ciò, il lavoro che poi viene deliberato, cioè gli uffici preparano le varie delibere, cioè le varie idee che si vogliono attuare, il Consiglio le ratifica con una discussione e soprattutto con il voto, perché tutte le decisioni, soprattutto le cose che si faranno e che si fanno in questa comunità, devono avere la maggioranza dei voti del Consiglio Comunale, come succede in Parlamento. Cioè, qui siamo in 15 consiglieri, se 10 consiglieri alzano la mano, si potrebbe addirittura fare la piscina in Piazza Cento. Diventa tutto legittimo. Ciò che il Consiglio Comunale decide è sacro per la comunità. Evidentemente siamo tutti vaccinati e bravi, per cui non andiamo a distruggere viali del cimitero, non andiamo a distruggere campi sportivi o quant'altro. Cerchiamo di fare le cose utili
per la nostra comunità. È bello vedere ragazzi giovani, io un pochino la vostra età, e se parliamo di 50, forse 60 anni fa, ci fosse stata l'opportunità di avere un consiglio comunale dei giovani, in cui io allora potevo far parte, forse oggi ci sarebbero stati più campi sportivi, più aree verdi, più cose al servizio di tutti e non solo di qualcuno. Ecco, questo è lo spirito del Presidente del Consiglio Comunale, fa questo, ma comunque essendo un consigliere, fa parte della maggioranza del governo, collabora con gli assessori, con il sindaco per portare avanti tutte le problematiche che sono di interesse locale. Io credo che, spero che tra di voi, il sindaco l'ha già detto, 12 anni, 12, 13, si vota 18 anni, 20 anni, forse fra voi ci sarà qualche futuro ministro, 100 ne ha bisogno, perché avere una personalità a Roma soprattutto che cura gli interessi della nazione, ma guarderà con occhio di riguardo soprattutto gli interessi della nostra comunità. Ecco, io non sono un tecnico, sono un politico, passo la parola al segretario generale che queste due queste cose che fa. Questa sapete che il vertice politico mi dice il consiglio comunale, la giunta e il sindaco, il vertice politico quindi è il sindaco, il vertice amministrativo è il segretario comunale, perché il segretario comunale coordina tutti gli uffici e fa sì che praticamente tutte le idee, tutti i progetti che fanno della politica possono tradursi in azioni concrete, quindi realizzare una scuola, piuttosto che fare delle strade, di tutti i servizi. Queste idee si devono tramutare in fatti e il segretario, in collaborazione con tutti gli uffici, realizza questi progetti, programmi elettorali. Il segretario ha una funzione anche di controllo, di assistenza sia della giunta, dove partecipa a tutte le delibere, del consiglio comunale, perché il segretario del comune, quindi come segretario del comune, collabora sia con la maggioranza che con la minoranza, perché non è l'organo politico del comune, è l'organo di vertice amministrativo. Quindi non fa scelte politiche, ma fa da attuazione alle scelte politiche, avvalendosi e collaborando con tutta la struttura amministrativa. Per quanto riguarda soprattutto l'attività di consulenza, perché voi sapete che tutto quello che si fa deve essere fatto sempre nel rispetto della legge, nel rispetto dell'interesse pubblico e deve essere volto all'interesse della cittadinanza. Io vi auguro buon lavoro, sarà sicuramente una bella esperienza per voi, perché è anche amministrare in piccolo, quindi se ci saranno delle idee noi saremo contenti come struttura amministrativa di poter dare attuazione. Quindi io infatti prima ho chiesto già all'assessore, ma già ci sono delle proposte, perché vediamo come poter mettere in moto anche la macchina amministrativa con le vostre proposte. Noi li accogliamo, quelle che sono possibili le facciamo, diamo attuazione, ma possibili perché ci sono i fondi, perché la legge lo permette, è chiaro che ci saranno anche dei no, perché non è possibile trovare risorse disponibili, ci saranno degli impedimenti, quindi le vostre proposte però possono essere, come le proposte da parte della politica, potranno essere accolte e noi come uffici siamo assolutamente a disposizione per poter dare attuazione alle vostre idee. Io non l'ho detto prima, mi chiamo Vasco Fortini, chi non mi conosce. Prego. Grazie Presidente, adesso possiamo anche pensare di festeggiare, siamo che stiamo aspettando la torta, tanti anni ci aspettano. Io aspetterei almeno 5 minuti, parliamo di, perché c'è stato un matrimonio alle 11 precise. Non si poteva fare con il consiglio, abbiamo fatto degli uffici nella salita di là. Andiamo qui, parliamo ancora di qualche cosa e poi dopo andremo. C'è
mezzo ai consiglieri, cognome no, non c'è i fortini. Allora, adesso è il momento in cui andiamo il via per darci le proposte, quindi chi prima si era alzato e stava per darci le proposte, ce le può dare adesso. Chi è che ce li ha qui da consegnarci ora? Ci sono delle proposte che verranno attuate nei prossimi... La manifestazione del giorno presente